Salve a tutti, bentornati nel mio canale. Allora, solitamente quando chiedo l'assetto ormonale, un controllo NASI nel paziente, chiedo anche il dosaggio della vitamina D, della vitamina B, dell'acido folico e quant'altro. Solitamente quello che noi troviamo è una ipovitaminosi, cioè bassi livelli di vitamina, per cui scatta subito, anche in maniera entusiasta, il consiglio dell'integrazione, con l'obiettivo chiaramente poi di avere di riflesso un benessere, un miglioramento dei sintomi riportati dal paziente. Però ecco, proprio l'altro giorno mi è capitato un caso di analisi dove la vitamina B12, pur non essendo integrata, era molto alta. I livelli che solitamente riteniamo nei range fra 250 e 950 picogrammi millilitro erano di oltre 2000. Non integrando, quindi non possiamo non dare importanza a una presenza massiva di vitamina B12. La vitamina B12 serve a tantissimi processi nel nostro organismo, in primis la sintesi dell'RNA, del DNA, dei globuli rossi e uno stimolo a livello del midollo. Quindi, senza entrare nei meriti di quelli che sono degli aspetti essenzialmente biologici della funzione della vitamina B12, in questo caso il pensiero deve andare al perché ci possa essere un accumulo così importante in una persona che non la sta integrando. Allora, la vitamina B è idrosolubile, per cui non si può accumulare nel tessuto adiposo e viene eliminata facilmente con le urine. Il primo pensiero, senza che questo debba assolutamente essere successo, ci mancherebbe magari un danno in quelli che sono gli organi di stoccaggio, come fosse un contenitore che si è rotto e sta perdendo il suo contenuto. Ecco, il fegato è un organo di stoccaggio della vitamina B12, per cui in una anche se il termine dicono che non deve essere usato in una ipervitaminosi di vitamina B12, è un consiglio quello di, specialmente in persone sportive che fanno un uso e abuso di sostanze integrative o chimiche per la loro preparazione, quella di consigliare anche lo studio a questo punto dell'organo epatico, del fegato, banalmente con chiaramente i valori dell'assetto epatico che tutti conosciamo, ma essenzialmente con un'ecografia epatica per escludere in primis patologie epatiche abbastanza evidenti già con la tecnica ecografica. Ci possono essere altre patologie legate al mondo dell'emopoiesi, della formazione dei globuli rossi, alcune forme rare di leucemia, non entriamo nei dettagli, però ecco, mettiamo al primo posto, in un caso di aumento eccessivo di vitamina B12, andiamo a studiare l'integrità e la salute del fegato e del nostro organo epatico, banalmente con un'ecografia del fegato. Bene, con questo vi saluto, auguro a tutti una buona giornata e ci vediamo nel prossimo video.